Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Astroneer. Siamo qui con The Gamers Bro. The Gamers Bo, no? The Gamers Bo? Che cacchio, vedo delle rocce volare, delle cose... Sto cercando di toglierle, sono un attimino in mezzo agli zebedei, sai? Sai com'è? Rocce, potete fare le gentili un attimo e... bisogna togliere proprio le rocce, trovare un modo. Mi sa che dobbiamo colpire la suon di mezzo per togliere. Mettiamo questo coso e dovremmo poter costruire il condensatore combustibile. Eccolo qua, rame! Che fortuna! Se noi ne abbiamo a pacchi di rame, quasi a pacchi, ok? Non mi vanto più dove rame. Ok, ora ci prendiamo. E lo andiamo a piazzare, che dici? Vediamo che cosa succede, cosa funziona, come... succede? In teoria dovrebbe sfruttare un sacco di energia per la produzione di robe, ma dovrebbe anche produrre una tappa. Sì, eccolo qua, il nostro condensatore combustibile. Quindi allora vediamo, praticamente io metto un pannello solare. Quando e lui dovrebbe rigenerare il sole da nulla. Ok, domani vedremo se ha funzionato. Io c'ho pure dell'idrozina, se ce la butto dentro. No, veramente l'idrozina la produce sacrificando energia. Capito? Questo che succede. Ho trovato dell'alluminio qua, che non mi fa prendere perché dice il coso della resina. Mi fai prendere l'alluminio, gioco? L'alluminio non lo posso prendere. Che gioco malvagio. Non so come mai, ma sta laghicchiando un po' questo gioco. Hanno fatto un aggiornamento e è iniziato a laggare un po'. Sì, perché raga, sapete com'è la situazione con gli aggiornamenti delle cose? Tendono ad essere sempre più laggosi. Ok, mi sono cuccato la laterite. Ce ne servirebbe un altro di alluminio. Ce l'abbiamo? Ce lo siamo procurato qua da qualche parte? Togliti roccia! Togliti! Qui! No, non si è tolto. Ah, in pratica ha fatto un... No, ho tolto quella... L'idrazina. Però io sono riuscito a togliere la pietra che era proprio davanti, questa qua. Era proprio in mezzo... No, io la vedo ancora davanti. Lì. Io la vedo questa. Ancora lì. Mi vedi fratturare per caso? No, perché sono sopra la roccia. Tu puoi andare ad esplorare la nuova... caverna, intanto che io metto questo coso a fondere e ci andiamo insieme, eh? Un attimo che ti metto a fondere piccino, che ci servi dopo. E ora direi che possiamo andare. Aspettami, voglio venire anch'io. Vedi, a parte che adesso non mi ricordo nemmeno più dove era, in che direzione era. Aspetta, se non tocchi più niente posso guidare io. Ci vado io. Basta che tu non tocchi più niente. Sì, non sto toccando niente più. Ah no, proprio non mi fa guidare comunque. Devo scendere e devo rientrare. Vai. Hanno sistemato il problema che si poteva guidare... gioco? Vogliamo cambiare posto. Magari funziona. Non si sa mai. Ok, ora ne ho controllo io. Sì, hanno sistemato il problema che si poteva guidare in due. Ora può guidare solo... Chi entra per primo. Esatto. Abbiamo già notato qualche piccola cosa. Comunque avevano detto che avevano fatto delle modifiche sui veicoli, eh. Allora, mi ricordo che... Oh, una navicella! Una navicella. Vediamo cosa c'è. Se c'è dell'alluminio siamo le persone più fortunate di questo pianeta. Alluminio, litio! Litio lo lascia a te, eh? E l'organico, vabbè, l'organico non lo vuole mai nessuno, povero organico. Alto composto, no. Una tempesta. Ah, entriamo subito nel veicolo, che il veicolo ci potrà... Oh no, no, usciamo. Ci prende completamente. Non riesco a entrare. Sono entrato. Sono io. Entrato. Sei entrato, io ti vedo, sì. Lì, sicuro? Ok, sei, sì. Entrato. Okay. Salvi per poco, eh. Sì, è una di quelle con i sassi, salvi per poco. Mamma mia. Faccio fatica a guidare, devo no, cercare... No, gira al contrario, stavamo meglio prima, così ci arrivano i sassi proprio in faccia. Ma tanto per fortuna non ci possono colpire, abbiamo la gabbia protettiva. Ah, però è difficile resistere, c'è tipo il vento che ti... Aia.
che ti co... Oddio, ce ne hai preso uno in faccia. Lascia così, lascia così. Tipo il... Sì, ma c'è tipo il vento che ti sposta, rimane i sassi che ti spostano, oddio, è una sensazione bruttissima. Il buio. Ma, povera sonda. Povera sonda, anche lei sta subendo danni. Tra l'altro c'è un coso di ricerca, mi avvicino, così dopo possiamo già... Ehi, basta, basta colpirmi ripetutamente, non ce la faccio più. Quanto dura questa tempesta? Oh, stavamo proprio dentro la tempesta, vabbè. Sì, stavolta ci ha preso malissimo proprio. Oh, prendiamo il coso di ricerca, che ci troviamo cose sicuro. Agganciamolo, stavolta lo faccio qui a te. Ok, vai. Sì, eccolo. Aspetta, visto che è finita la tempesta, approfittiamo un attimo di sto composto. No, sarebbero maleducati lasciarlo qua. Vieni composto, ti portiamo in un bel posto. Ok, questa è una cosa da dire. Vieni composto, ti portiamo in un bel posto. Sì, ti useremo per i tete, comunque. Sì, ne abbiamo preso un bel po', qua ce n'era, devo dirlo, qua ce n'era. Io voglio andare ad esplorare le caverne. Guarda quanti tether che abbiamo fatto, ne abbiamo la scorta per la vita qua. Dai. Sali. Torniamo a casa, esploriamo il coso e poi andiamo a vedere se ritroviamo la caverna di prima. Anche a me mi pareva di ricordare che fosse qua in questa zona, o forse era più lontano. Allora, noi siamo anche in grado di costruire una navetta per andare a esplorare un altro pianeta, però stiamo pensando magari di trovare altri sistemi di ricerca per costruire la navetta più grande. Questo è il nostro intento, in modo da andare insieme. Oddio, super bug. E pensate che avevano detto che avevano fissato i problemi dei veicoli. Li hanno aggiunti, mi sa. Allora, che dici, proviamo? Apri te. Vai. No, la lascio qui a te. Lascio qui a te. 3, 2, 1, vai! Modulo di ricerca umana. Super navetta. Super navetta. Super navetta. Super navetta. Trapano. Non è male. Però il braccio ci serve. Qualcosa di utile. Ci serve la gru. Abbiamo trovato il trapano che è della gru, ma è già qualcosa, dai. Ora possiamo iniziare a commerciare all'infinito, coso. Ma perché la turbina non funziona? La turbina che mi ho messo qua, se me è troppo coperta. No, funziona ogni tanto. Io la volta che l'ho messa, da quando l'ho messa non ha mai funzionato. Ah. Sicuro? Qua funziona. Coso? È ora di farci la... come si chiama la... Siamo in una zona troppo bassa. Forse sì, deve stare in alto la turbina. Se la metti in alto funziona, se la metti in basso no. Questo gioco ha anche un po' di fisica, non è così fatto la bella e meglio, ha anche un po' di fisica. Prendo un attimo i golpi per andare a cercare della resina in velocità che ci serve per farci la stazione di scambio. Oh, si è buggato malissimo il veicolo, ho volato. Forse queste cose tu dalla tua visuale non le vedi, però. No, le vedo. Le mie è bruttissimo, tipo. È una cosa infernale, c'è tipo il veicolo che si compenetra tutto in modi strani. Sti programmatori. Ma lagga troppo. Mi ha teletrasportato in altissimo e sono caduto. E sono vivo? Ho perso il veicolo? Sì. Dove? Coso? Chi è Coso? Abbiamo un problema. Wow. Zack, abbiamo un problema. È scomparso il veicolo e... No, non è scomparso, lo vedo in aria. È immobile. Lo vedi in aria immobile? Sì. Tipo... Cioè io stavo guidando il veicolo, mi ha teletrasportato in aria e mi ha fatto scendere dal veicolo che stava tipo tutto blablabla, tipo un polipo con le convulsioni. Ma dove stai adesso tu? Ho trovato, però sono interrato vicino a un posto di resina. Si è sbuggato? No, a tratti. È scattato solo in avanti. Oh. È rimasto spettinato. Però noi non ci possiamo tieni, lasciare questo gioco. Tieni i teeter.
li avevo lasciati tutti sul camion. Un po' di composto. Composto? Ne ho solo uno. Io ne ho. Sì, cosa, abbiamo perso un attimino un po' di cose, mi sa. Ops. Intanto qua però almeno appiattito. Che succede? Aspetta, si è bloccato, mi sa. Se non mi avvicino riesco a recuperare i titer e te li butto giù. Io ci provo, mi sacrificherò, tanto non ho niente da perdere, non ho niente nell'inventario di così tanto costa. Ok, non stavo progettando di suicidarmi, ma vabbè. Sono vicino, in realtà no. Aspetta. Li ho presi da qua, te li butto giù, cosa recuperali? No, ho superato solo uno però. La tempesta. Aiuto, sono in una posizione bruttissima. Però è un buon esperimento per vedere che succede quando sei in alto durante una tempesta. Cosa succede? Niente di che, non ci sono neanche blocchi che volano qua. Ma qua arrivano. Ci vedono solo gli effetti grafici quando sei in alto nella tempesta. Beh, non è male. Piuttosto tranquillo. Sinceramente non me l'aspettavo. Io ho fatto tipo un coso bruttissimo di roccia per cercare di raggiungere il pericolo. No, è vero, mi avevo dimenticato dell'ossigeno, sto morendo. Ah, mi sono anche buttato, aia. Mi sono di nuovo ribuggato nel terreno. Perfetto, Astonir in questo aggiornamento ci sta dando veramente l'esasperazione più totale. Aspetta, entra nella capsula così ti salvi, io vado nel mio rifugio. Nel mio buco, vai buco, salvami. Per favore, salvami buco. E vai, sprofonda giù nelle rocce infinite. Cioè, in pratica quando voglio costruire verso l'alto... Ma non puoi provare tipo ad avvicinarti qua? Adesso sto risalendo. Capsula. Ecco, stai salendo? Sì, ma stai pure tu. No. No, io ti vedo lì su un coso di roccia, ma vabbè. Non ho ossigeno. Io mi sacrificherò per cercare di recuperare il veicolo. Che però si allontana piano piano. Sai cosa? Mi sa che abbiamo perso leggermente un veicolo. È una mia impressione. Una leggera impressione, diciamo. È tipo infinito? Continua che ce ne sono pure altri. Mi sa che non è un buco scavato da noi, sai? Accidenti, se avessi ricordi più chiari. Qua. Poi ce ne sta, aspetta, ce ne sta un altro qua, vedi? Sì, l'avevo visto qua, mi sono bello meglio. Qui aspetta un attimo. Ma qua già ci stanno i titoli. Se già ci stanno, sì, è un vecchio posto dove siamo andati. Abbiamo sprecato dei titoli. Oh, ma qua stiamo uscendo! Sì. Qua siamo usciti! E il buco scende giù allora! Allora, ci sono due gallerie, una è connessa all'altra, quindi questa dove porta? Questa porta è un'altra uscita. E poi alla fine non porta niente. È un buco inutile. Mi sa che hai trovato il buco più inutile di Astrid. Non c'è niente. Dai, visto che sta venendo la notte, approfittiamone per andare nella cosa lì, presente, no? Io già ci sono. Ah, ok. Potevi avvisarmi però. Ho fatto il buco, okay, e sono sceso giù. Quale grotta? Aspetta, mi sto andando nella grotta dove avevo messo i titer. Non lo so, io ho fatto il buco nel buco e sono sceso. Eccoti. Ah, vedo una luce, eccoti. Ok, mi sa che abbiamo un po' di problemi. Sono venuto da lì. Con il nostro orientamento. Sono venuto da lì, dal buco. Mi sa che abbiamo tutti e due un orientamento un attimino strano. Raccogliamoci l'ossigeno che fa sempre comodo. Il prossimo deposito te lo prendi te, ecco, questo qua tipo. E c'è un po' di energia se li vuoi, Piante malvagie e un cadavere di qualcuno in lontananza. Speriamo che ha delle batterie o delle cose di ossigeno.
Ah sì, uno dei cadaveri che si trovano nella miniera, proprio delle robe a caso. Quindi spawnano automaticamente a casaccio. Allora, c'è del composto, litio, rame, cose d'ossigeno. Me lo posso prendere io l'ossigeno e la batteria o seguono a te? Sì, no, la batteria ce l'ho. Allora mi prendo la batteria e tu ti prendi il coso d'ossigeno? Allora. Può andare? Come patto? Sì, sì, sì. Aspetta un attimo che mi vendico di ste piante che siete qua da 200 miliardi di episodi. Signore, aia, aia, aia. Avete sempre del rame. C'è del rame. E vaffanculo. Non sono, non speravo si rompesse, ho fatto un epic fail, Zerk. Il rame ce lo prendiamo? Cosa facciamo? Dubbi? I dubbi? Lascio ancora il coso dove abbiamo trovato un coso sconosciuto che alla fine non ci ha dato niente di troppo raro. Idrazina, quella è rara. Però ste caverne sono belle ampie. Avevamo trovato un po' di laterite nelle vicinanze, ricordo. Là c'è una cosa che ha una forma strana. Io direi di mettere un po' di titer qua. Sì, arrivare qua. Piazziamo i titer perché così andiamo a vedere cos'è quella cosa arancione strana. Ah, qua forse dove sono morto io, c'è la X. Allora recuperati le cose. Intanto io piazzo i titer. Tanto non andrò tanto lontano, No, non c'è più niente. Ho fatto un altro pacchetto di... Con il composto che ho trovato nel tipo, cioè, ho fatto delle altre titer. Non c'è più niente. No, si stanno... Non c'è più niente. No. Ah sì, perché se muori più di una volta ti spawnano le cose nel tuo cadavere, non so perché. È un gioco un attimino... È un accesso anticipato, è un alfa. È un alfa, abbiamo già detto. Questo è idrazina, c'è qua. Oh, wow, 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 wow. Stavo cadendo, stavo per cadere. Su una pianta rosa. Che non stavo... Non l'avevo notata, tipo non si notava da qua. Eccola lì, la cosa strana arancione. Cosa sai mai? Ah, ma un altro cadavere. Una ricerca, forse. Allora, titanio, rame, dinamite e una batteria. La batteria te la prendi te? Io mi prendo il serbatoio perché mi serve. Dinamite, che ci facciamo? Io la tengo. Il titanio lo prendiamo sicuro. Anche il rame, direi. Non ho più molto spazio, però, Vuoi un po' di energia? No, ne ho già tanta. Qua c'è un altro coso di ricerca. Dopo ce li portiamo tutti e due su, Altri cancri, dove sotto si trovano le cose di ricerca. Funzione non mi sta piacendo molto. Mi sa che dovrei piazzare un paio di titoli qua. Però di qua sembra che ci sia la fine della grotta. Sì, c'è la fine della grotta di qua. Di qua non si va da nessuna parte. Non c'è neanche un paio di risorse. C'è solo dell'energia che può servire molto. Laterite. C'è della laterite. Cavolo, pochissimo ossigeno. Me ne sono accorto un po' tardi. E della malachite. Che vogliamo prendere? Laterite o la malachite? Allora, la malachite serve per il rame. Considerando che non ci serve più di tanto, direi la laterite. Dov'è la laterite? Io ho giusto un spazio, qua. Vediamo, di qua dici? Ecco, l'ho preso. Io non la vedo. Energia, ma dove è l'energia? Com'è? Oddio. Un altro coso di ricerca, cosa sei tu? Sembri umano però, da qua. I miei occhi non vedono bene. Sì, sei umano. Non avevo mai trovato un coso umano sottoterra. Allora, scegliamo di portarci a casa quelli più rari. Io direi di portare a casa quello d'oro e quello umano. Da analizzare, cosa dici? Oh mio Dio! Oh mio Dio, ho visto il bug più epico della storia. No, se avessi registrato l'avrei fatto vedere. Sono un coglione. Cioè, c'era tipo il tuo coso di laterite mentre lo tenevi in mano, che era gigantesco. Era gigante, tipo. Ma qua si scende giù, Sì, lo so, ma un attimo. Allora, io porto... Portiamo prima a casa questi e ci liberiamo un po' l'inventario, Tu prendi il coso d'oro, io prendo questo qua umano. Ok. Lo sai che adesso non devi tenere più premuto il pulsante per portarlo? Ti hai fatto caso? Io non l'ho mai tenuto premuto il pulsante per portarlo. Ah, io sì. Seriamente? Anche io le prime volte, lo ammetto. Anche io le prime volte. Ma poi dopo un po' mi sono accorto che funzionava anche senza.
Io sto Dove stai facendo. andando? Sto facendo tutto un Dove giro stai andando? enorme. Ho fatto il giro proprio più assurdo mai possibile. Scopriamo questo geggio, scopriamolo. Aspetta un attimo, risposto io. Andiamo. Super navetta! Super navetta! Super navetta! Super navetta! Vabbè. E che sarebbero i filtri? Per Allora, hai il presente gas. le... Esatto, hai indovinato subito, sono quelli che quando li equipaggi ti fanno con il composto e quando li equipaggi ti salvano dal Delle veleno di quelle dei cose. hobby, esatto. Super navetta, astronave. Dio. Abbiamo tantissimo di rame, abbiamo Sì. tutto quello che serve, possiamo già Dai. iniziare a lavorarci. Vai, vai. Aspetta, aspetta. Mi dispiace, ci manca uno di rame, coso, non possiamo farla. Ci sei cascato, Ce possiamo l'avevo farla. io, ce l'avevo io. Ah, non ti avrei fregato comunque. Dai, super gavetta, guarda che gigante, cavolo! Sì! Wow, la piccolina è molto grossa. Hai capito guarda cosa ci serve l'idratina per ricaricare le astronavi? Sì, però il fatto non è questo né quello, il fatto è quando sopra si può costruire, sì. Nel senso si può costruire. Oh, penso una Sì. tempesta. Mi ha tirato una laggata grandissima e non mi si è ancora sbloccato. Mi sa che si è bloccato il gioco. La tempesta. No, mi ha Sì, teletrasportato. tempesta. Entra dentro. Cosa? Mi ha teletrasportato al menu principale. Astro Ah, mio, astro mio. non vedo nemmeno più il veicolo. Il veicolo volante? Sì. Oh, speriamo che l'astronave non si bagni, sennò dopo siamo messi male, Quindi ci conviene, quando andiamo su un altro pianeta, portarci un modulo abitativo e tutti i tipi di materiali possibili e Sì. immaginabili. E idrozina. Esatto, sempre. Ti avviso, quando vai su un pianeta sconosciuto, trovi un sacco di risorse rare, ma non trovi praticamente, è rarissimo trovare risorse come il composto, la resina. Risorse normali è impossibile trovarle praticamente, rarissimo. Quello è uno dei problemi. Allora, qua abbiamo un posto per la navetta. A noi ce ne serve o i tre posti. Mamma mia, che botte di lag. Stoccaggio. Ho visto i tre posti per un attimo. Ecco, che dici, ci facciamo questi? Perché dobbiamo pilotarlo noi, Tre posti. Perché tre? eh. Perché così ci stiamo in due. Non ci sta due Magari posti. anche. No, purtroppo no. Il gioco è un po' denigratorio verso i tre posti.